Centinaia di agricoltori e numerosi rappresentanti delle istituzioni in strada per chiedere al governo di annullare o rivedere in maniera sostanziale l'imposizione dell'IMU in agricoltura e la manifestazione promossa a Matera da sindaci, ANCI e associazioni agricole e che ha visto la partecipazione anche di altri movimenti come Terre Ioniche. A noi abbiamo sollevato un problema di equità, di equilibrio, persino di legittimità di questa imposizione. La tassa colpisce al tempo stesso i coltivatori, i proprietari dei terreni agricoli nelle aree svantaggiate che erano invece prima escluse dal pagamento dell'IMU agricola e colpisce al tempo stesso le casse comunali perché il governo ha deciso il 28 novembre già di prelevare l'importo corrispondente e questo crea in alcuni comuni e in quasi tutti i comuni una condizione di predissesto. La manifestazione, cominciata con un corteo di oltre 300 agricoltori partiti da Palazzo Lanfranchi e conclusasi in piazza Vittorio Veneto, è stata particolarmente rumorosa per la presenza di campanacci e fischietti e colorata con cartelloni e striscioni. Perché il decreto venga cancellato. Gli agricoltori non sono nelle condizioni di poter pagare l'IMU sui terreni agricoli insieme ad altre situazioni tipo il contributo a irrigazione del consorzio di bonifica. Una delegazione di manifestanti è stata ricevuta dal prefetto, al quale è stato denunciato lo stato di estrema difficoltà del comparto.